Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Blu. Io sono sempre Glaciosphere e in questo gameplay andremo ad esplorare la città di Celestopoli, forse a battere il rivale che sapete molto bene dov'è e forse a battere la palestra. Comunque vi faccio vedere i miei Pokémon e abbiamo Wartortle che è in realtà una sorta di sgorbio bianco. Abbiamo un Pidgeotto che è un uccellino. Abbiamo poi Rattata che è un toro, Nidoran femmina che è Godzilla, Pikachu che è Clefairy e Clefairy che è Clefairy effettivamente. Ho allenato Clefairy, come vedete l'ho portato a livello 19, perché ho intenzione di usarlo per un po', vedere perlomeno che mosse impara in questa versione, in questa prima generazione, perché ha un attacco speciale, o meglio una statistica speciale, più alta rispetto al resto. Quindi non mi dispiace utilizzarlo. Per vedere più che altro che mosse impara, perché dovesse imparare solamente mosse fisiche sarebbe completamente inutile. Quel cespuglio davanti al negozio blocca la strada. Ci deve essere un'altra via, ovviamente c'è un'altra via. Esploriamo un po' questa città, Celestopoli. Scambiare Pokémon è la passione di mio marito. Se li collezioni, perché non scambi con lui? Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ciao, vuoi scambiare il tuo Poliwhirl con Jinx? Non ho Poliwhirl, però mi sa che questo è l'unico modo per ottenere Jinx nel gioco, quindi andremo a fare quello scambio prima o poi. Salve, stai facendo un'enciclopedia sui Pokémon? Interessante. Grazie. Voglio una bici rossa fiammante, la terrò in casa così non si sporcherà. Beh, allora cosa la tieni a fare, scusa? Un negozio di bici per ben andare per prati e grotte. Ok, per ben andare per prati e grotte. Una normale bici è abbastanza per me. Non si può mettere un cestino su una mountain bike. Beh, tecnicamente, volendo potresti farlo, però sarebbe un po' una merda. Queste bici sono forti ma care. Eh sì. Eh sì. Salve, questo è il negozio di bici. Abbiamo la bici che fa per te. Sì, certo. La bici che costa 1 milione di poche dollari, quindi impossibile da acquistare. Fantastico. Grazie mille, se, negozio scam di merda. Comunque, andiamo a visitare il Pokémon Market. Salve. Usa il repellente per allontanare i Pokémon deboli e i coleotteri. Metti il Pokémon più forte in cima alla lista. Il successo è sicuro. Tra l'altro, i Pokémon deboli e i coleotteri. Non capisco perché ci sia da, boh, puntualizzare quello. Forse intendi i coleotteri in generale, non i Pokémon di tipo coleottero. Hai visto la caramella rara? Fa salire di livello un Pokémon. Fa salire di un livello i Pokémon, ok. Grazie. Bene, qui possiamo effettivamente comprare un po' di roba. Come il repellente, per l'appunto. Allora, direi di comprare il repellente e comprarne tre. Spendiamo questi 1000 poche dollari. Un furto praticamente a mano armata. Compriamo un'altra Pokéball. E una pozione. Ecco fatto. Ci siamo riforniti un po' e a questo punto possiamo continuare ad esplorare Celestopoli. Salve. Slowbro, sferra un pugno. No, hai mancato ancora. Stupido Slowbro. Allora, andiamo da questa parte. Qui c'è la palestra, gym. Anche tu sei un allenatore, eh? Collezionare, lottare. Che vita dura. Eh sì, guarda. Capo palestra di Celestopoli, Misty, la sirena maschiaccio. Beh, aspetteremo un attimo per la palestra perché dobbiamo prima andare su. Prima andiamo su verso nord. Allora, salve lei. Le medaglie le hanno solo gli allenatori più abili. Vedo che ne hai almeno una. Queste medaglie custodiscono grandi segreti. Dimmi, quale delle 8 medaglie vuoi che ti descriva? Beh, facciamo una medaglia sasso, che è quella che abbiamo. L'attacco di tutti i Pokémon aumenta di un po'. Potrai usare Flash ogni volta che vuoi. Dimmi, ok, quali medaglie? Facciamo la cascata. I Pokémon fino a livello 30 ti obbediranno. Oltre quel livello potrebbero essere incontrollabili. Potrei usare Taglio fuori dalla rotta. Ok. Guardiamo qua la medaglia tuono. La velocità di tutti i Pokémon aumenta, perfetto. E possiamo usare Volo fuori dalla rotta. Medaglia Arcobaleno. Fino a livello 50 ti obbediranno. In più possiamo usare Forza fuori dalla lotta. Medaglia Anima. La difesa di tutti i Pokémon aumenta un po', ottimo. E possiamo usare Surf fuori dalla lotta, se ho letto bene. Fino a livello 70 ci obbediscono con la medaglia Palude. E basta. La medaglia Palude ci dà solo quel
Cosa lì? La medaglia vulcano di Blaine. Le abilità speciali. Detto Pokémon aumentano. Ok. Ed infine la medaglia terra. Tutti i Pokémon ti avveniranno. Beh, utile, grazie. No, non voglio ascoltare più niente delle tue medaglie, grazie. Usciamo. Perfetto, c'è magari uno strumento invisibile in questo cestino? Nope. Qui dietro, nei Pokémon Rosso, Fuoco, Verde, Foglia, c'è una caramella rara invisibile. Ora tu vai a sapere dov'è? Trovata! Bene, ottimo. Trovato questa caramella rara invisibile. Usciamo anche da questa casetta. E qui dovrebbe esserci il rivale, ragazzi. Qui c'è anche l'agente di polizia. Questa gente è stata derubata. C'è sicuramente lo zampino di Team Rocket in questo crimine atroce. Anche la polizia ha un bel da fare con quel Rocket. Eh sì. Proprio sì. Non possiamo passare di qui noi, vero? No. Allora. Di qua non si fa nulla. Bisogna usato solo per scendere. Ed ora, raga, siamo pronti per affrontare il rivale. Il rivale con cui non abbiamo, tra l'altro, mosse super efficaci da fargli. Perché Pidgeotto non ha ancora imparato una mossa di tipo volante. Abbiamo tre Pokémon da usare. Wartortle, Pidgeotto e Clefairy. Vediamo un po' come andrà. Dai. Eccolo qui, tutto fiero. Ciao Glacial. Bazzichi ancora da queste parti, pappamolla. Io vado forte. Ho preso un mucchio di Pokémon forti e furbi. Glacial, fammi un po' vedere che hai catturato. Ok, rosso. Vediamo un po', eh. Tu quanti Pokémon hai? 4, giusto? Sì, 4. Mi ricordavo bene. Lui manda PG8. A livello 18, tra l'altro. Mica male, eh. Userò pistolacqua. Lui è più veloce di me e usa Raffica, però ho una buona difesa, quindi reggo. Pistolacqua invece lo regge un po' di meno. Attenzione, inizia con Turbo Sabbia, pessima cosa. Per favore, Wartortle, non fallire, grazie. Ora, il problema è che inizierà a fallire sicuramente, quindi mi conviene magari cambiare Pokémon. Proviamo un altro pistolacqua, eh. Buono, è andato. Buonissimo. Lui usa una Raffica, va bene. Vediamo se va. Se va, è ottimo. Ok, lui usa attacco rapido, mi va bene. Ok, perfetto, non ha fallito mai. Godo. Rispetto ai discorsi episodi, ragazzi, andatevi a vedere perché un Turbo Sabbia ci ha fatto fallire tipo tutte le mosse del mondo. Livello 20 per Wartortle. La sua difesa continua ad aumentare, così come il suo attacco fisico. Ed ora tocca ad Abra. Allora, per Abra io direi di cambiare Pokémon e mandare PG8. Così prende un po' di punti esperienza. Tanto Abra dovrebbe avere solo teletrasporto. Quindi dovrebbero essere punti esperienza gratuiti. Vai, Raffica. E sicuramente più di metà vita gli ha tolgo. Brutto colpo addirittura, peccato. Avrei preferito l'avessi usato dopo, brutto colpo. Rattata, lasciamo PG8. Vai, Raffica. Attenzione, attacco rapido. Questo potrebbe farci discretamente male, infatti, perché Rattata ha un bel po' di attacco, come Pokémon. Usiamo ancora Raffica. Buono. Ed ora il suo Pokémon più forte, quello che potrebbe farci penare parecchio per via del suo parassistema. Bulbasaur, eccolo qui. Non voglio cambiare Pokémon, lasciamo PG8. E andiamo di Raffica. Ma tra l'altro non ricordavo che Bulbasaur fosse di un livello inferiore rispetto al suo PG8. Ah, e fallisce pure azione. Buono. Altra Raffica. Ruggito. Ok, ci abbassa l'attacco, va bene. E noi a questo punto gli facciamo un Turbo Sabbia. Ecco fatto, fallisci di nuovo, va? Ti sta bene. E un po' si gode, ragazzi. E un po' si gode. Attacco rapido. Ok, un altro attacco rapido e morirà. Non ha parassistema lui. Può darsi che non ce l'abbia, perché mi ricordo che il rosso fuoco, appena lui mandava Bulbasaur, che qui tra l'altro era già Ivysaur, da quello che ricordo, usava subito parassistema ed era un incubo tirarlo giù. PG8 al 20, ottimo. 32-32, 38-32. Iper equilibrato. Ehi, rilassati, hai vinto. Perfetto. Ehi, la sai una cosa? Sono stato da Bill e mi sono fatto mostrare i suoi Pokémon rari. Così ho aggiunto molte pagine al mio Pokédex. In fondo, Bill è noto a tutti come Pokéfanatico. Ha inventato il sistema memoria Pokémon per PC. Visto che usi il suo sistema, vai a ringraziarlo. Beh, meglio che mi dia una mossa. Alla prossima. Ok, addio rosso. Fa come sempre, torna. No, non torna. Mi ricordo che qui tornava a darci qualcosa in Pokémon Rosso Fuoco, ma non ricordo cosa. Beh, noi intanto andiamo a curarci.
Ecco fatto. Perfetto. Come sempre vi ricordo che io non velocizzo durante questo gameplay. Voglio che il gioco sia giocato al ritmo che deve essere giocato. Ed ora affrontiamo il ponte Pepita. Allora, vediamo un po' chi possiamo andare davanti. Quasi quasi manderei Clefairy. Perché sapete che giocare con Clefable non sarebbe male. Non l'ho mai portato Clefable avanti. Non so che mosse po possa imparare. E quindi, boh, facciamo così. Per adesso me lo tengo lì. In caso poi lo alleno. Questo è il ponte Pepita. Se batti noi 5 allenatori, vinci un premio. Favoloso. Chissà cos'è, eh? Pensi di avere ciò che ti serve? Sicuramente. Ma mi servirebbe anche una pepita. Eccolo qui, il pigliamosche. Che manda Caterpie. Noi abbiamo il nostro bel Wartortle. Direi di usare pistoacqua. Questo potrebbe fargli molto male, eh. Però non lo shotta, peccato. Peccato. E la velocità cala. Usiamo una bella azione e via. Qui a questo punto manderei, sapete chi? Clefairy. Clefairy ha un buon attacco. Con Libra fa davvero un botto di male. Quindi facciamo Libra. E dovremmo tipo bisciottare tutti i Pokémon. Mille bave, va bene. Spero più che altro che impari mosse speciali. Perché altrimenti non avrebbe senso avergli dato attacco speciale alto, no? Ok, abbiamo battuto il primo Pignamosche. Wow, bel lavoro. Grazie. Andiamo col secondo allenatore. O meglio, la seconda allenatrice, sono la numero 2, in guardia. Va bene. Pupa vuole lottare e manda in campo Pidgey. Io ho il mio Wartortle. Gli uso una bella pistola acqua. Non dovrebbe avere molta difesa speciale, Pidgey. Infatti prende un bel po' di danno. Raffica, noi lo reggiamo bene e poi usiamo azione. Addio, Pidgey. Poi Nidoran, femmina. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo di nuovo Clefairy. E usiamo una bella Libra. Guardate, fa un bel danno questo. Contando che tecnicamente attacco non è che sia molto alto. Cioè, lui avrebbe attacco speciale da fare, però purtroppo per adesso non ha ancora imparato niente di speciale. Ok. Come ho potuto perdere? 210 poche dollari e via. Terzo allenatore, sono il numero 3, sarà dura per te. Sicuro? Ne sei assolutamente certo? Dai, vediamo un po' cosa vuole questo bullo. Chi manda? Manda Rattata. E noi invece usiamo Wartortle e usiamo un bel pistolacqua, vai. Sicuramente più di metà vita gli viene tolta, che viene quasi shottato in realtà. E usiamo poi azione. Addio Rattata. Poi usa Ekans. Beh, contro Ekans rimandiamo Clefairy. Allora Libra, vai. Veleno spina, speriamo non ci avveleni. Ok, non ci ha avvelenati, perfetto. Un'altra Libra e addio Ekans. Poi sta per usare Zubat, lasciamo il nostro Clefairy. E usiamo Libra. Cioè, guardate che fa davvero male, eh. Questo Pokémon fa davvero male. Ok, peccato che venga confuso. Dai, non confonderti. Peccato. Si è colpito da solo. Ecco che arriva la Sanguisuga. Dai, Clefairy, non colpirti di nuovo da solo. Bravo. O brava. Non so se tu sia femmina o maschio. Perfetto. Ehi, mi hai steso. Alla faccia, assolutamente sì che ti ho steso. Sono la numero 4. Sei stanco? Non sono nemmeno lontanamente stanco, anzi. Anzi, i miei Pokémon sono quasi tutti a full vita praticamente. Vai. Usiamo pistolacqua anche su Pidgey. Attacco rapido, ok, ci fa pochissimo danno. Bello avere i tanconi in squadra, eh. Vai, altra pistolacqua.
Questa volta non ha voluto usare attacco rapido lui. E poi chi usa Nidoran Femina? Sì, cambia un Pokémon e mandiamo PG8. Deve prendere un po' di punti esperienza anche lui, eh. Lui sicuramente ce lo portiamo avanti. Raffica. Veleno spina, non avvelenarmi, grazie. Altra raffica. Un bel brutto colpo? No, niente. Anzi, ci tira un graffio lui. E noi lo facciamo volare via con una raffica. Pur essendo di tipo normale. E arriva adesso il brutto colpo. Troll di merda. Allora, ho perso anch'io. Mi spiace. Salve. Sono il numero 5, ti polverizzerò. Va bene, provaci. Provaci, provaci. Ditemi nel frattempo voi, scommentando, qual è stata la vostra prima esperienza qui sul Ponte Pepita. Siete riusciti a farlo tranquillamente? Volevate alla fine diventare qualcuno del Team Rocket? Bello Mankey, tra l'altro, come sprite. Sembra più un maiale, in realtà, dalla faccia, che una scimmietta. Però, vabbè, dettagli. Perché da bambini molti volevano effettivamente accettare la richiesta che faceva il tipo dopo il Ponte Pepita, quella di diventare qualcuno del Team Rocket, ma ovviamente non potevi farlo. Ok, Wartortle a livello 21, ottimo. E abbiamo battuto anche l'allenatore. Wow, questo è troppo. Allenatore Junior. Salve, congratulazioni, hai battuto i nostri 5 allenatori. Hai vinto un premio favoloso e riceviamo la Pepita, giustamente si chiama Ponte Pepita. A proposito, che ne dici di unirti a Team Rocket? Siamo una banda che sfrutta i Pokémon per scopi malvagi. Certo, se me lo presenti così, effettivamente. Vuoi diventare dei nostri? Sei sicuro? Dai, sta con noi. Ti dico di unirti a noi. Bene, sarò più convincente. Ti farò un'offerta che non potrai rifiutare. Citazione, ovviamente. E via. E se combatte contro questa recluta del Team Rocket in incognito, più o meno, perché come era vestita, insomma, si poteva capire che era una recluta del Team Rocket. E usiamo pistolacqua su Ekans. Vediamo quanto gli faccia male, abbastanza, per bisciottarlo. Fulmine sguardo, cala la difesa. E noi lo colpiamo di nuovo. E ecco fatto. Poi lui usa Zubat, sì, cambia un Pokémon a questo punto, e mandiamo il nostro PG8. Vai, vai, vai. Raffica. Imparano davvero poche mosse, in questa prima generazione. E effettivamente, andando avanti con le generazioni, hanno aggiunto sempre nuove mosse, sempre nuovi tipi, e quindi hanno fatto sì che anche Pokémon vecchi imparassero mosse nuove. Però per ora imparano davvero poche mosse. Grr, hai stoffa. Perfetto. Con le capacità che hai, saresti un capo perfetto per Team Rocket. Addirittura un capo. E saremmo un capo perfetto. Qui sotto c'è qualcuno, sei un allenatore che è spawnato in quel momento. Ti ho visto dall'erba alta, no? È che prima non c'eri. Mi sei spawnato addosso praticamente. Allora, allenatore Junior vuole lottare. Lui manda in campo Rattata, va bene. Io invece Wartortle. Pistolacqua, vediamo chi ha ragione, eh. Tu con il tuo Rattata al 16 o io con Wartortle al 21? Ok, azione. Lui usa attacco rapido, sapevo. Ormai sente di essere morto, quindi dal tutto per tutto, no? Addio. Poi Ekans, si cambia un Pokémon, ne manderemo Clefairy. Vai Clefairy. Libra. Guardate quanto danno fa Clefairy. Con l'attacco che non è il suo, tra l'altro. Perché deve essere attacco speciale per fare il più danno possibile. Eccolo che parte con una Volgibotta. Madò, ragazzi, niente. Siamo qui dai, boh, 5 turni, credo. Ok, no, si è liberato subito questa volta. Allora è casuale. Clefairy a livello 20, ottimo. Però non ho imparato niente. Mannaggia lui. Non l'avrei detto. E invece io sì. C'è qualcosa qui sotto a livello di strumenti. Andiamo a vedere. Oh, Abra, bello. Io questo ovviamente provo a catturarlo, ragazzi, eh. Immediatamente. Tiriamogli una Pokéball. Vai. Che se riesco poi a scambiare i Pokémon tramite emulatori. Preso, ottimo.
potrei tenermi una Alakazam, che è tipo il Pokémon più forte della prima generazione. O meglio, uno dei Pokémon più forti. Non voglio dare il soprannome ad Abra. Tra l'altro Abra, se non sbaglio, è pure anche raro, no? Adesso ne esce un altro, dai. Anche Bellsprout non mi attira. Il tipo Erma non mi attira come tipo in questo let's play, eh. Penso di prendere un bel Pokémon elettro per battere Pokémon di tipo acqua. Così che possa usarlo anche contro Pokémon di tipo volante. Posso andare avanti? Ok, qui non c'è nulla. Quindi torniamo indietro. Un altro Bellsprout. Fuga. Ah, stavamo per uscire dall'erba alta senza incontrarne un altro. Ah, un Caterpie, questo effettivamente potrei prenderlo. Potrei provare a catturarlo, vediamo, eh. Pokémon. Mandiamo Pikachu. A cui ho fatto fare giusto un paio di livelli prima mentre allenavo anche Clefairy. Usiamo un bel tono shock. Fa parecchio danno, eh. Con un altro tono shock non dovremmo ucciderlo, Caterpie. Quindi poi lo cattureremo. Perfetto, non ha fatto brutto colpo e quindi questo viene catturato. Pokéball, vai. E lo aggiungiamo al Pokédex. Non ho intenzione di fare un Living Dex qui su Pokémon Rosso perché la gestione dei box è un obbrobrio, quindi non trarrei nemmeno soddisfazione nel vedere i Pokémon tutti insieme. Le sue zampe cortissime sono ricoperte di ventose per poter scalare sempre muri e salite. Quindi no, non farò un Living Dex, però cercherò di completare il Pokédex. Quindi se mi capita appunto Caterpie a livello 8, così che poi con un livello si evolve subito, perché non prenderlo, scusatemi, no? Vado a dare una curata ai Pokémon. E potrei così quasi anche prendere in squadra Caterpie nel frattempo. Vediamo, eh. Allora, diamo una curata ai Pokémon qui. Un'altra cosa che adesso vi farò vedere, che è un po' bruttina di questa prima generazione, è che i Pokémon che vengono catturati e mandati al box non vengono curati. Quindi se tu poi non te lo ricordi, ti prendi un Pokémon che ha catturato magari a vita rossa, per modo di dire, perché qui non c'è vita rossa sul box, te lo prendi e te lo trovi in squadra morto praticamente. Allora, depositiamo Nidoran femmina, non mi interessa averlo in squadra. Poi depositiamo Rattata, che non mi interessa avere in squadra. E ritiriamo invece Abra e Caterpie. Ecco fatto. Eventualmente potrò far evolvere Caterpie e allenare un pochettino Abra. Poi devo andare a vedere come si fanno esattamente gli scambi tramite emulatori per far evolvere eventualmente il mio cadavere nella Alakazam. Quindi torniamo su e andiamo a questo punto da Bill. Direi di andare a sconfiggere tutti gli allenatori che ci sono lì sopra in questo nuovo percorso e andare da Bill. Qui abbiamo anche uno strumento. Dovrebbe essere un MT se non ricordo male questa, no? Sì, MT45. Purtroppo non so cosa sia, forse attrazione si trovava qui, da quello che ricordo. E l'unico Pokémon degno di nota qui sopra era Abra e l'abbiamo catturato subito, appena trovato. Torno adesso da Monteruna, ma posso farcela. Sicuro? Io continuerò a chiedere se sono sicuri gli allenatori perché si mostrano tutti talmente fieri e talmente sicuri. Ah, brutto lo spread di Machop, madonna ragazze. Brutto proprio. Ecco, ci sono degli sprite orrendi. Ci sono altri sprite invece che a momenti preferisco rispetto a quelli che hanno fatto successivamente. Questo di Machop è bruttissimo, madonna ragazze. Guardate anche le costole come sono fatte male. A momenti le facevo meglio io con Paint. Allora, Geodude, lasciamo Wartortle. No, ho detto di lasciare Wartortle. E una bella bolla. Dovrebbe bastare e avanzare. Ecco fatto, addio. Perfetto. Ottimo lavoro. Beh, grazie, avventuriero. Ti complimenti anche con chi ti batte, quindi è top. Altro avventuriero. Stai andando da Bill. Prima però in guardia. Sì, non so perché tu debba avere il potere e l'autorità di fermarmi mentre io vado da Bill, però dettagli. Hai un Onix, vuoi essere ucciso? E chi sono io per dirti di no? Questi sono succosi punti esperienza per il mio Wartortle. Ti one shotta e ti prende un botto di esperienza.
Ah, che belli tempi in cui non esisteva ancora quell'abilità di merda chiamata vigore, eh? Perché qua non esistevano proprio le abilità in generale, mi sa. Non sei niente male. Beh, grazie, avventuriero. Sono tutti simpatici gli avventurieri dopo che gli hai disintegrato la squadra. Gli allenatori del luogo vengono qui a fare pratica. Ecco perché siete tutti qui come gli fermi come gli stronzi a guardare il nulla. State facendo pratica, evidentemente. Allora, Rattata a livello 15, va bene. Ovviamente tieni fede al tuo essere bullo avendo un Rattata. Dai, pistola acqua. E azione. Addio Rattata. Poi usa Spearow, sì, mandiamo in campo un altro Pokémon e mandiamo Pidgeotto. Vabbè, dobbiamo allenare gli altri ora, non più Quartortle. Una bella raffica. Sperando davvero che prima o poi impari una mossa di tipo volante, altrimenti siamo nella cacca. Ok, mi ha fatto calare l'attacco, ma dovremmo comunque riuscire a batterlo, sì. Perfetto. Abbiamo battuto il bullo, fantastico, sei in gamba. Ma sono tutti felici questi allenatori quando vengono battuti. Cioè, fantastico. Mettiamo primo PG8 e andiamo avanti. Salve. Papà mi ha portato a una bella festa sulla MN Anna ad Aranciopoli. E ci andremo. In una delle prossime party andremo anche sulla MN Anna. Bullo vuole lottare e manda in campo Slowpoke. Ok. Interessante Slowpoke. Tipo acqua e psico in teoria. Usiamo una raffica. Ha molta difesa Slowpoke. Vai, un'altra raffica. E lui altra confusione. Finché non ci confonde mi va bene. Quando inizierà a confonderci sarà un problema. Ecco l'altra confusione. Dai, è su, raffica. È rimasto ad 1 PS, ragazzi. Ad 1 PS. Però perlomeno non mi ha mai confuso, dai. Attacco rapido e via. Quanti punti esperienza? Buono. Tanti punti esperienza per salire a livello 21. E impara Turbine. Attenzione però. Turbine ha lo stesso effetto che conosciamo, ovvero quello di far andare via un Pokémon. Non ho perso la calma. Vediamo, proviamolo subito. Con questa allenatrice. Ciao, il mio ragazzo è forte. Ma sai che non me ne frega assolutamente niente. Comunque, vediamo cosa fa Turbine. Perché se è il Turbine che conosco, è una merda. Cioè, non vuol dire niente quella mossa lì. Guarda, Turbine, vai. Nidora nemico Incolume. Niente, non serve a niente allora quella mossa lì. E se non sbaglio, qua non funziona perché lei ha solo un Pokémon. Quindi non posso tirarglielo via. Beh, avveleno spina, avvelenami pure, va, tanto. E invece no, e invece non riesce ad avvelenarmi. Ti sta bene. Ok, brutto colpo, addio. Aspetta, Nidoran è incolume. Però, eppure aveva un altro Pokémon lei. Ok, strano questo Turbine. Avrei preferito che imparasse attacco d'ala o qualcosa di quel tipo. Vai, Libra. Librati nell'aria. Cosa che direbbero i romani. Dai, Libra, vai, vai, vai. Azione, va bene. Altra Libra. Ed aver aggiunto Clefairy alla squadra dà un po' di varietà, perlomeno, eh. Diciamoci la verità. Non ero proprio in forma. Beh, mi dispiace per te. Allora, mettiamo davanti Clefairy ora. Che deve fare un livellino. Salve. Vado a trovare un collezionista di Pokémon. Va bene. Vai pure a trovare il collezionista di Pokémon. Ah, questo è un avventuriero. Mannaggia me. Ah, Geodude, ok, devo cambiare Pokémon. Devo mettere Wartortle. Altrimenti con questo Pokémon non lo tiriamo giù mai nella vita. Vai, Wartortle. Azione, non ci fa nulla. E andiamo di bolla. Un po' di punti esperienza comunque Clefairy se li prende. Anche se sono pochissimi, essendo un Geodude al 13. Infatti non sale nemmeno di livello. Altro Geodude, lasciamo Wartortle. E andiamo con Bolla. E addio.
Poi, Machop potremmo andare in realtà. No, non potremmo andare nessuno perché con una mossa di tipo lotta mi fa parecchio male lui. Usiamo pistola acqua, quindi non possiamo andare né PG8 né come si chiama? Clefairy. Perché con questo colpo karate non dico che me li shotterebbe, ma quasi. Quindi continuiamo con pistola acqua. Perfetto. E un altro bel Geodude. Vorresti cambiare? No, ovviamente. Bolla. E addio Geodude. Perfetto. Hai vinto tu? Beh, l'ho visto, grazie. Allora, per farlo uscire da lì, andiamo qui e così. Così possiamo poi passare dietro e andare a prendere lo strumento senza taglio. Sono un tipo giusto io. Ho la ragazza. Va bene. Quindi se non è la ragazza non sei un tipo giusto, ragazzi. Questo è quello che ci insegna Pokémon. Vai, allenatore Junior vuole lottare. Vai, Rattata. E noi abbiamo il nostro Clefairy. Non so se è una meccanica che avevano già aggiunto in prima generazione. O se ricordo male io. Ma tecnicamente, se un Pokémon non si evolve, impara le mosse qualche livello prima, giusto? Se non ricordo male c'è questa meccanica, però non so se c'era già nella prima generazione, sinceramente. O addirittura impara delle mosse che da evoluto non imparerebbe. Buono, non mi ha avvelenato. Quindi Clefairy io lo otterrei il più possibile non evoluto. Tanto possiamo evolverlo quando vogliamo con la pietra lunare, ne abbiamo due. Ah, accidenti, accidenti sì. Qui dietro c'è un Nettery, se non ricordo male. No, un MT-19, ok. Ma questi MT, possiamo vedere cosa sono esattamente? Strumenti. Allora, la mappacità la prendiamo e la mandiamo giù. Ok, via. Non ci interessa la mappacità. Mandala qui. MT-45, usa. Prelevato un MT, contiene Tuononda. Insegnare Tuononda a un Pokémon? Sì. Vediamo chi lo può imparare. Clefairy. A Pikachu e Abra. Ok, niente di che. Allora, la pipita la venderemo. Il repellente lo tiriamo su. Come strumento. Direi di metterlo proprio qui. Al posto della MT-19. MT-34 è quella che ci ha dato Brock, giusto? Pazienza, sì. Non voglio insegnarla a un Pokémon. MT-12. Pistola. A pistola acqua. Ok, a chi potrebbe insegnarla? Potrebbe impararla anche Clefairy, in realtà. E sarebbe una mossa speciale, quindi niente male. Però pistola acqua già ce l'abbiamo. Quindi è un po' inutile da insegnargli. MT-01 Mega Pugno. Ecco, questo potrebbe essere interessante da insegnare a Wartortle. Wartortle con Mega Pugno non è niente male, eh. È un posto di azione. E quasi quasi glielo insegno. Però aspettiamo, dai, aspettiamo. Tanto abbiamo tutto il tempo. Ora qui abbiamo quasi finito. Dobbiamo solo battere questo allenatore. Lo sapevo che ci saremmo scontrati. Ma perché? Ma cosa vuol dire questa cosa? Lo sapevo che ci saremmo scontrati. Boh. Va bene, Bullo. Con il tuo Ekans. Io ho il mio bel Clefairy. Vai, Libra. Che fa comunque un bordello di danno, eh. E no, non riescono più ad avvelenarmi. Fantastico. Un po' si gode. Allora, Sandshrew, sì, Sandshrew direi cambiare, mandare PG8, vai, facciamo prendere un po' di punti esperienza anche a PG8. Vai, Raffica, Raffficalo. Tra l'altro qui non so se sia possibile anche vedere cosa fanno le mosse, vedere il loro danno, la loro precisione, perché se vado nelle statistiche dei Pokémon non mi fa vedere nulla. Cioè mi fa vedere che mosse hanno e basta, ma non posso premere sulle mosse. Per vedere nello specifico cosa facciano. Sapevo pure che avrei perso. Perfetto, grande Bullo. Sei tutti noi. Ultima allenatrice. Prima di Bill. Il mio amico ha un Pokémon così dolce. Che invidia. Ma catturalo anche tu, scusami. Non sarà mica un Pokémon unico, non sarà un leggendario. Vai, Pupa. Manda in campo Oddish. E noi Clefairy. Va bene. Libra. Questo dovrebbe fargli abbastanza male, infatti. Attenzione assorbimento. Sperando non ci faccia troppo male. Ok, altra Libra. Dovrebbe shottarlo, ottimo.
Finalmente Clefairy a livello 21. E come vedete ha più speciali, ma non così tanto in realtà. Ma comunque è abbastanza equilibrato come Pokémon anche lui. Vai, Libra. Non sarebbe male lasciargli una mossa fisica. Anche se ha un pochettino più di speciale. Così in caso dovessero droppargli l'attacco speciale, avrebbe, o comunque trovarsi di fronte a un Pokémon che ha molta difesa speciale, avrebbe la possibilità di usare l'attacco fisico. Mandiamo PG8. Raffica, vai. Peccato che non sia volante, davvero. Cioè, il fatto che non sia volante toglie un casino di utilità a PG8. Davvero un casino. Il fatto è che non abbia una mossa di tipo volante mai, praticamente. Ok, battuto. Anche, battuta anche Pupa. Non sono invidiosa. No, sicuramente, guarda. E siamo arrivati finalmente da Bill. Miramare, qui vive Bill. C'è anche qui la coppietta che... No, non c'è la coppietta qua. Peccato. Qui nello soffoco, se non sbaglio, c'era una coppietta che stava lì tranquilla. Eccolo Bill. Guardalo fiero. Ehi tu, sono un Pokémon. No, no, anzi, chiamami Bill. Sono un autentico Pokéfanatico. Cos'è quella faccia scettica? Non scherzo, ho mandato all'aria un esperimento e mi sono mischiato con un Pokémon. E ora come faccio? Aiutami, ti prego, vai, aiutiamolo. Quando sono nel teletrasporto, va al mio PC e avvia la separazione cellulare. Va bene? Tipo ti ammazzo facendo questa cosa tecnicamente nella realtà, però dettagli. Glacial avvia il separatore cellulare del teletrasporto. Vai. C'è una sorta di animazione? No, nessun tipo di animazione. Solamente effetto sonoro. Eccolo qua, Bill. Salve. Evviva! Ti devo un favore. Grazie infinite. E sei qui per vedere la mia collezione di Pokémon, no? Che peccato. Sono in debito con te. Ecco la tua ricompensa. Ci dà il biglietto nave per la MN Anna. Quella nave, la MN Anna, è ad Aranciopoli. I suoi passeggeri sono allenatori. Mi hanno invitato alla festa, ma io le odio. Perché non ci vai tu al posto mio? Certamente. Possiamo anche vedere i suoi Pokémon? Sul video del PC appare il teletrasporto. No, non possiamo vedere i suoi Pokémon? Ah, davvero? O forse più tardi? Perché in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia puoi registrare nel Pokédex come visti, non come catturati ovviamente, tutte le evoluzioni di Eevee. Facendo questa cosa qui. Perché lui ha tutte nel box, diciamo. Niente, peccato che non ci sia questa cosa. Oppure magari si sblocca più avanti, eh. Cioè magari una volta fatta la MN Anna, torni da lui e ti fa vedere i Pokémon che ha, ovvero Eevee per l'appunto. Ora noi torniamo a Celestopoli. Eccoci qui. C'è anche la guardia che si è spostata, in caso per farci passare. Ma a noi ci manca ancora una bella cosa da fare, ovvero battere la palestra. Curiamoci. Ecco fatto. E nel prossimo video affronteremo la palestra di Celestopoli, ovvero Mistip, ma questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!